Pronto, pronto. Prova. Come va bene, va bene. Come va benissimo. Ci siamo? Siamo in diretta? Sì, yes. Va bene. Cari amici, eccoci. Saluta. Ciao a tutti. Saluti. Buongiorno, saluti. Buonasera. Abbiamo due telecamere, noi siamo organizzatissimi. Sì. Poi vediamo se riusciamo a montare. Sì. Va bene. Vai. Ecco, visto che questo è una serie di un incontro, un parallelismo fra logica spirituale di Massimo e Quarta Via, che ultimamente sto leggendo, ho una domanda da porti. Parte da una riflessione personale. Nella Quarta Via si dice che è necessario un certo livello di essere per iniziare il lavoro. E adesso leggo un breve testo di Maurice Nicole e ti faccio la domanda. Sì. Ricapitolando l'insegnamento sopra l'essere, un uomo deve stare nella vita ed essersi occupato della vita ed essere arrivato a qualche posizione e alla conoscenza della vita ed essere così un buon padre di famiglia, capace di cavarsela con le difficoltà comuni e i problemi dell'esistenza umana. Cioè, il lavoro non è per la gente che cerca di fuggire dalle preoccupazioni normali della vita, è per gente normale e decente. Ed inizia da questo livello di essere, è importante capirlo. Ecco, la mia perplessità nasce da questo, perché io leggendo la Quarta Via, leggendo questo principio, mi interrogo interiormente e non mi sento a questo livello di essere. Penso di avere certe abitudini di pensiero, emotive, anche fisiche, e atteggiamenti verso la vita che non sono definibili con questa etichetta qui, il buon padre di famiglia, il buon padrone di casa. E quindi questo mi porta a domandarmi, ma cioè io sono fatto per il lavoro oppure dovrei pensare a altro, trovarmi un lavoro e vivere la vita come una persona comune, come un numero uno, un numero due, un numero tre. Penso anche che questo sia un autoinganno. Quello che hai detto o il tuo? No, il mio pensiero. Quindi il pensare di non essere pronto, perché comunque non posso iniziare al di fuori da questo momento qui, da questo mio stato interiore. Sì. Quindi quello che ti chiedo è, cioè, con questi miei dubbi, cioè, forse dovrei metterli da parte e lavorare con sincerità per qualche anno e poi rifarmi questa domanda, quindi posporre questa domanda qui, oppure posso vedere questo principio qui come non un principio totalmente essenziale alla luce del tuo insegnamento, di quello dei Vangeli, in generale nel cammino del progresso, nel cammino verso una maggiore consapevolezza. Tanta roba, tanta roba. Sì, vediamo questo affare. Sì, è vero che il GIV dice così, bisogna cercare di capire qual era il suo obiettivo, no, perché a volte delle cose si dicono che sono un po' strane, si dicono per ottenere un certo obiettivo. E qual era, hai seguito bene Matteo cosa ha detto, secondo te quale poteva essere l'obiettivo di dire preferisco insegnare ai buoni padri di famiglia? Qual è l'obiettivo secondo te? L'obiettivo è raggiungere raggiungere quell'obiettivo lì senza però guardare oltre, magari. Che bravo, questo è quello che ho imparato ieri. È bravo, eh? Già. Lui è un nerd, ha un apparato formatorio, ha tutto un sistema, bravo, bravo, giusto. Cioè, stai cominciando a ragionare in base a quello che hai imparato, perfetto. Ma dai, insomma, ma qual è? Allora, immaginiamo che voi un giorno diventiate
duplicatori, sai? Cioè, diventiate, a parte che lo siete già secondo me, ma insomma, duplicatore il 4.6 del sistema della logica spirituale, va bene? Questo punto ce l'avete più o meno chiaro? Io ho fatto comunque degli incontri sul 4.6, o no? Sì. Cioè, il 4.6 è quel livello di colui che è alla ricerca di sé, che a un certo punto si accorge di due cose. Primo, che quello che ha imparato lo deve cercare di applicare con tutte le sue forze all'interno della sua giornata, quindi di duplicarle con impegno durante la giornata, e questo è già fatto. Secondo, è che è indispensabile anche duplicare all'esterno, e cioè incominciare in un certo senso a insegnare. Ora, insegnare è una parola grossa, però per esempio dare una mano a degli amici in difficoltà, delle persone, parlare di cos'è il lavoro su di sé, insomma, questo lo fate già, quindi non è questo il punto. Ma come si chiama quello che ha letto lui adesso? Come si chiama la logica spirituale? Allora, l'obiettivo è quello di non avere della gente, i cosiddetti scaldaseggioli. Abbiamo fatto anche una lezione sugli scaldaseggioli a proposito del rapporto tra spiritualità e denaro, che è estremamente interessante, perché bisogna, ci sono dei punti che vanno chiariti anche in quell'aspetto, in quell'argomento. Qual è l'obiettivo, quindi, se un giorno voi deciderete di insegnare? È quello di non scassarsi i marroni quando la gente non capisce una mazza, o no? Perché non è che uno che si mette a insegnare, ah, c'è il cuore aperto, cioè, venite a me voi anime oppresse, oh, voi agnello, io vi tolgo i peccati del mondo. Un po' esagerato. Cioè, se vuoi insegnare, o perlomeno duplicare, cercare di duplicare quello che stiamo facendo nel corso insegnanti, non è che sono tutti illuminati, però ognuno cerca di dare il suo contributo con qualche amico intorno, si può fare. Ma qual è la cosa peggiore? Qual è la cosa peggiore? È di trovarsi davanti alle persone che scaldano la seggiola. Terrificante, no? Allora, quello che dice Gurdjieff è: toglietemi dalle palle tutti quegli allievi con cui si perde un gran tempo. E nel Vangelo si potrebbe riassumere con: non dare le perle ai porci. Quindi bisogna capire perché diceva certe cose. Tra l'altro diceva anche delle cose strane, delle cose per dare un senso agli ascoltatori. Per esempio, diceva anche che di conoscenza ce n'è un tot, una volta che si è presa questa conoscenza non ce n'è più. Non so se è presente. Sì, sì, sì. È così? Non è così, però qual è l'obiettivo? Mettetevi, però, se non vi mettete nei panni, se non fate quello sforzo per mettervi nelle condizioni di dire, ah, quando io poi comunico agli altri, insomma, bisogna smuovere un po' le persone, giusto? Allora, perché per esempio lui diceva di conoscenza ce n'è un tot, e se se la prendono gli altri non ne resta più per voi, per esempio? Non è esattamente così. Perché? Perché per stimolare le persone vanno stimolate. O quando diceva non tutti hanno un'anima, l'anima si costruisce, che va bene, ci sono degli aspetti che corrispondono anche, ma mettiti nei panni di colui che ascolta, dice, capito? Specialmente uno come te, cioè, sei davanti a Gurdjieff con i baffettoni e dice, guarda che tu un'anima se non te la costruisci non ce l'hai, e capisci che tu è una situazione di pericolo quella che ti indica, perché se vai da lui per imparare a essere te stesso, a essere qualcuno, l'altro ti dice o subito o mai. Questo è uno stimolo molto grande, quindi bisogna anche capire tante cose che lui ha detto che dovevano essere utili, efficaci per lui e per coloro che avrebbero fatto il suo cammino. Quindi il concetto del padre di famiglia non è rigido, cioè non è che se uno non ha dei bambini non può affrontare il lavoro spirituale, ci mancherebbe. Vedete l'importanza di mettersi in un certo stato d'animo ancora una volta, altrimenti si rischia di leggere quei brani, non dico il senso letterale, perché il senso letterale siamo proprio a livello zero, no? Quelli che dicono, allora io non sono padre di famiglia, non ho bambini, non potrò mai, allora cosa faccio? Faccio un lavoro normale? Lui non lo direbbe mai questa cosa qua,
non la direbbe mai. Allora cosa dici? Faccio un lavoro normale e rimando? No, non l'ha mai detta, no? Non l'abbiamo sentita. Non l'hai sentita? No, non l'abbiamo sentita. Quindi, però qualcuno potrebbe anche chiedere, ma insomma non è che devo smettere di imparare, fare un lavoro normale e fare il buon padre di famiglia, preparandomi poi a essere accettato da qualcuno. No, non è così, non è così. Allora, l'obiettivo l'abbiamo visto. Per esempio, il sistema che uso io, qual è per scremare le persone? So che è una domanda, come al solito, che vi fa diventare matti, lo so, però ci dovreste arrivare. Riflettete all'interno, mettetevi voi nei panni, voi siete qua per esempio, e vedete che facciamo questo lavoro insieme, in allegria, e insomma ci divertiamo, e abbiamo voglia di farla questa cosa. Quindi, dal mio punto di vista, per esempio, vi ho chiesto quando siete arrivati se eravate dei buoni padri di famiglia? No. No. Il che non vuol dire che quel principio lì non sia valido, però è un'indicazione. Cosa guardo io, per esempio, se qualcuno mi chiede di essere aiutato nella comprensione di come funziona il mondo spirituale? Che cos'è che chiedo? Ne ho parlato mille volte. Magari rifletteteci un attimo. Guardi la forza di volontà, quella capacità di vedere, di estendere un concetto verso l'infinito piuttosto che dargli una limitatezza. Cioè, tu mi stupisci, e che usa tutto quello che abbiamo fatto. Bravissimo, Matteo. Sì, certo, quello è un aspetto. Poi? Beh, anche verificare che le persone applicano i principi che li insegni, che mettono in pratica quello che ascoltano e non sono semplicemente dei... Sì, questo più o meno, perché poi se uno non li mette in pratica si arrangia, se no fa i suoi. Che sono in grado di ascoltare, di mettere la giusta attenzione, sì, sì, nell'innamoramento, sì. Anche. Ah, vedi che... Guarda che questa è la tua parola chiave, ricordatelo, E insomma, adesso lo dico io, che poi quando ve lo dirò, come al solito, dirò, ecco. L'anelito, no? Quante volte ne abbiamo parlato? Tantissime. E che cos'è l'anelito, Matteo? È quella forza che ti attrae verso i mondi superiori. Ecco, ecco, si può vedere questo? Almeno una guida lo può vedere. E lo può toccare. Può toccare, bravissimo. Ma è giovane, ti adoro. Guarda, bravissimo. Sì. Allora, l'anedito. Dai, che cos'è? Di due parole in più sull'anedito. E, ad esempio, in quarta via si chiama centro magnetico. Quello che ti fa una sensazione che ti porta verso l'insegnamento, ti fa percepire che c'è dell'altro, sì. Un senso aggiuntivo alla vita, che ti trascina una passione verso l'insegnamento in tutte le forme. Sì, guarda che interessante anche la differenza delle parole, perché centro magnetico e anelito c'è proprio una differenza molto grande di punto di vista qualitativo, no? No? Centro magnetico sembra una cosa tipo robot, no? C'è un centro magnetico, un robot, gli cambi, sai come Robocop, gli cambi, come si chiama quello che vola vestito di rosso, quello che c'è il cuore, vabbè, insomma, quello lì. L'anedito è un insieme di cose, naturalmente, che comprende anche quello che hai detto tu, la volontà e tutto quello che hai detto, che va benissimo. Però trovo che l'anedito sia una parola fantastica. E l'anedito lo si può vedere dagli occhi, dall'innamoramento, dalla passione, dall'umiltà, da tutti questi aspetti. Quindi l'anedito è quella cosa che abbraccia tutto quanto, è un contenitore l'anedito. Sarebbe anche interessante mettere delle indicazioni all'interno del contenitore. Cioè, se è un contenitore vuol dire che contiene qualcosa. Per esempio, quello che abbiamo visto adesso, cioè la volontà, la passione, l'attenzione, tutto quello che hai detto tu che va benissimo. Potrebbe essere interessante mettersi lì e fare un elenco di ciò
di cosa significa l'anelito. Poi si possono guardare i vari punti, quindi io posso guardare una persona viene qua e dice ah, vorrei imparare delle cose, va bene, ok, va bene. Guardo l'anelito, ma essendo l'anelito contenitore, vuol dire che sto guardando anche l'aspetto volontà. Evidentemente qualcuno che parte dall'Italia per venire qua, beh, questo è un segno di buona volontà, di impegno sicuramente, quindi difficile che qualcuno che si faccia 10.000 chilometri non abbia l'anelito, no? E voi sprizzate di anelito, sprizzate, siete, giusto? Bene, quindi riprendiamo quella che è la tua perplessità. Parla di famiglia, un'indicazione, è un'indicazione. E perché lui voleva parlare di famiglia? Perché detestava, come tutti gli insegnanti, detestava i farlocchi. I farlocchi sono quelli che vengono non per imparare, ma per confrontarsi, per dire ah no, io penso che è nella tua di scatole, a meno che sia fatto con un atteggiamento di umiltà. Detto questo, le persone sono tutte diverse, quindi ci sono anche questo tipo di persone, però io personalmente non perdo assolutamente tempo spiegando che questo tipo di incontri, per esempio, non sono uno scambiarsi delle opinioni su come potrebbe essere il mondo, no, questo avviene a un altro livello, avviene, ma altrimenti no, è completamente tempo perso, cioè, e c'è un insegnante e ci sono loro che ascoltano in questo campo. Poi si parla di fluidodinamica, io divento l'allievo e tu diventi insegnante, bisogna mettere in chiaro le cose, non mi permetterei mai, se tu cominci a parlare di fluidodinamica, di dirti ah, io penso che l'aria sia più densa dell'acqua, perché tu mi dici senti un po', fai dei chilometri, giusto, perché quindi allora di questo argomento se ne può parlare a lungo, perché le qualità di e si potrebbero anche scrivere, potresti anche fare questo lavoro, sono tantissime. L'ascolto, per esempio, la capacità di ascoltare. Una guida sana di menti è in grado di capire dopo un minuto la qualità dell'ascolto di chi è di fianco? Sì. E cosa succede? Succede che parla in base alla qualità dell'ascolto delle persone, cercando comunque di far fare alle persone che ascoltano un gradino successivo. Ti ricordi che ci sono i 7 gradini dell'ascolto? Sì. Ve li ricordate più o meno? Sì, primo penso sia l'attenzione, sì. Poi interesse, concentrazione, riflessione, meditazione, contemplazione, estasi. Ok. Quindi bisogna inquadrare abbastanza velocemente la capacità, la qualità dell'ascolto dell'altra persona, perché si vede quando uno si distrae, si vede. Si vede perché gli occhi incominciano a dare traverso, dice ah sì, ah sì. Sai come quelli che si mettono gli occhiali con gli occhi aperti, gli occhi aperti. Vedono così e c'hanno così e pensano con questo di dimostrare che sono attenti. Fa ridere. Allora, insomma, Gurdjieff aveva il suo contenitore, lo chiamava centro magnetico, va bene, chiamava centro magnetico, un po' vabbè, anni 30 aveva le sue ragioni, era più tecnico forse, non voleva dare più un'idea tecnica, o forse l'anelito non era così forte come adesso, c'è anche questo da dire, perché in un secolo sono cambiate tantissime cose, per cui forse il centro magnetico potrebbe anche non includere forzatamente l'innamoramento. Potrebbe, mi sembra strano perché è possibile che lui non cogliesse questo aspetto qua, che è l'aspetto fondamentale, però potrebbe anche essere possibile. Vabbè, ma al di là della differenza di parole, quindi la risposta alla tua domanda è non interpretare sicuramente in senso letterale quello che viene detto, quindi la perplessità scompare e vedrai che anche tu quando insegnerai avrai i tuoi criteri per parlare con le persone. Per esempio, uno dei criteri, anche questo da mettere nel contenitore, che non è proprio relativo direttamente all'anelito, però
è la capacità di intellettualizzare i concetti nel senso migliore del termine, no? Perché ci sono persone, per esempio, che sono povere di linguaggio, e quando tu hai a che fare con persone povere di linguaggio devi usare un sistema che è più poetico, più artistico, più qualitativo, e lì è più difficile, più difficile, specialmente per voi che siete, vi siete sempre organizzati da un punto di vista intellettuale, no? E questo è un grande pregio, ma allo stesso tempo può diventare un difetto se non viene accompagnato poi dall'aspetto qualitativo, dall'aspetto emozionale. Questo lo state imparando adesso e lo state già mettendo in pratica, quindi questa cosa va benissimo. Però tra i criteri c'è sicuramente questo. Quando lui pensava al padre di famiglia, qual è la caratteristica del padre di famiglia? Qualcuno comunque che si dà da fare, che ha la volontà, perché porta avanti la famiglia. Questo vuole dire, non è qualcuno che scalda le seggiole, non è qualcuno che gozzoviglia o che non fa niente la mattina alla sera, qualcuno comunque che ha un programma di esistenza, perché ha dei figli da portare avanti. E questo è importante, perché poi questo sforzo di volontà per condurre una vita decente, per far condurre una vita decente alla propria famiglia, è sicuramente un grande pregio. E vedete, è facilissimo da vedere come si possa applicare questa forza che il padre di famiglia ha all'insegnamento. È facile da vedere. Questo non vuol dire che qualcuno che non sia un buon padre di famiglia non abbia queste caratteristiche, però il padre di famiglia è più facile che sia così, anche perché poi lui parlava di cose stranissime, quindi insomma, ci voleva comunque qualcuno. Sì, il principio fondamentale è quello del farlocamento, ecco, che il farlocamento è sempre esistito, questo non c'è alcun dubbio, e quindi di evitare quelle persone farlocche, quelle che non hanno programmi nella loro vita, per esempio. Poi ci sono persone che vivono una giornata che vanno benissimo. Insomma, si tratta di discernere, di capire qual è il problema di una guida che a un certo punto dà un'indicazione, e questa indicazione poi va interpretata. Va bene? Cosa c'era d'altro nella tua perplessità?